Eccoci finalmente ritornati ragazzi in questo nuovo episodio di Aerulean Style. Siamo ancora una volta dentro la foresta proibita. Abbiamo già svelato buona parte di questo dungeon, abbiamo ottenuto due strumenti importantissimi, il primo dei quali l'avete appena visto, il boomerang. E l'altro è questa. Esatto, la foglia Deku che ci è stata donata proprio dal grande albero Deku. Io non riesco ad aprire lo scrigno. Allora, intanto apriamo lo scrigno che abbiamo appena trovato e vediamo cosa ci sarà. Sembra qualcosa di importante. La mappa del tesoro. Questa la si potrà usare poi quando andremo ad esplorare il mare di Hyrule, esatto. Prima di incominciare ragazzi vorrei fare una piccola precisazione. Allora intanto dobbiamo prima di tutto capire come procedere per quanto riguarda l'esplorazione del dungeon, perché avete visto è molto incentrato sulla verticalità e su quella fortuna che sei ricaduto lì e su questi germogli, insomma una serie di elementi che ci permettono di sfruttare l'albero Deku, cioè scusate la foglia Deku e anche soprattutto il boomerang da poco acquisito. Allora, nel mentre che cerchiamo la strada per proseguire, vi devo raccontare una cosa, che nello scorso episodio... Nello scorso episodio non abbiamo avuto modo di approfondire. Allora, se vi ricordate, abbiamo incontrato un personaggio chiave, che è stato l'albero Deku, no? E l'albero Deku proprio ha riconosciuto Link, ha riconosciuto non questo Link, ma il Link di Ocarina of Time, dato che le vesti sono pressoché identiche. E parlando quindi in Illyan si è rivolto al nostro Link, ma il nostro Link non ha le stesse origini di quello di Ocarina of Time, non è la stessa persona. Magari. E quindi non ha potuto capire nulla di tutto quello che gli è stato detto. E a dir la verità nemmeno l'albero Deku è l'albero Deku di Ocarina of Time. In questa cosa ci siamo dovuti un attimo rivedere, ecco, quando pensavamo che effettivamente fosse lo stesso. In realtà l'albero Deku di Wind Waker ha qualcosa però a che fare con quello di Ocarina of Time. Non è altro che il germoglio Deku, se vi ricordate, alla fine di Ocarina of Time l'albero Deku, o meglio non alla fine ma durante il gioco, a dire la verità capita all'inizio, l'albero Deku muore e lascia un germoglio e da quel germoglio lì poi è nato l'albero Deku che vedete in Wind Waker, quello che popola diciamo l'arcipelago dei boschi. E niente, quindi questa è una piccola chicchetta, non in molti la sanno, io pensavo fosse lo stesso. Si è stiracchiato ascoltandoti. Esatto, anche perché ci sono delle differenze, se notate, questo albero Deku qui è leggermente più piccolo, oltre che differenze in senso artistico. E bene, adesso proseguiamo. Quello che c'è allora, intanto noto dalla mappa che abbiamo una zona sotterranea con ben tre scrigni. Esatto, possiamo... Che è la zona che abbiamo sbloccato nell'ultimo video. Possiamo recarci, se ti ricordi, in quella specie di grande fiore che abbiamo fatto cadere, che adesso dovrei risalire. Ah, è vero, sì. E in quella specie di grande fiore che abbiamo battuto col boomerang. Non ricordo benissimo dov'è. Dobbiamo continuare, penso, da quella parte lì, insomma. Ok, ragazzi, eccoci tornati in questa zona centrale, in questa grande stanza. Come vedete c'è un bucone sotto. Come vedete, esatto, dallo scorso episodio siamo riusciti ad abbattere. Intanto, è vero, quella porta lì... Non arriva a finire. No, puoi scendere o cadere. Tanto Link non si fa male. Si cade nel tipo nel fango. Vabbè, però. E adesso possiamo rompere questi due occhi grazie al boomerang, senza usare noci o altri oggetti. Tra l'altro di qui c'è uno scrigno e poi c'è la stanza del boss. Ok, intanto possiamo andare qui. Poi abbiamo anche dei piani inferiori da esplorare e qua probabilmente c'è un nemico, un piccolo boss o qualcosa. Due falene di quelle dell'altra volta, quindi attenzione perché queste qua, ok, non sono particolarmente difficili da battere. Però ci sono questi piccoli ricci di mare, diciamo, che infastidiscono, e non poco. Ok, allora intanto... Ah, sono già morto. Sì, liberiamo questa stanza, quindi ci... Ecco anche lo scrigno che dicevo prima. Non mi ricordo se abbiamo già a disposizione la chiave del boss, cioè la grande chiave, non mi pare. Intanto io voglio farmi un'armatura di spine, vi prego. Sì, dopo però sei pesantissimo come non so cosa. Esatto. Ok, bene. Ma... Vabbè, dai, uno ce lo possiamo permettere. Apriamo lo scrigno, eh? Ah, porta felicità, vabbè. Ogni volta che apriamo e troviamo un porta felicità siamo... Tanto proprio... c'è il cosetto che è un po' glitchato, vabbè. Ok. Due cosetti, dai. Allora, vediamo la direzione giusta, dovrebbe essere quella, esatto. E dopo questa stanza c'è subito la porta che dovremo aprire con la grande chiave. Tanto che probabilmente non abbiamo ancora trovato, no. Dato che si trova nei piani inferiori, esatto. A questo punto. Qui intanto troviamo anche il un bel pentolone che era quello che stavamo cercando prima,
però non siamo riusciti. Vediamo come si può rompere quel coso. Ah no, col fuoco. Col fuoco, quindi col bastone dobbiamo dare fuoco. Non era un ottimo okay. modo per aprire una cosa, un vaso, però. Ok. Perfetto, adesso siamo collegati ad altre parti del dungeon. E qui abbiamo una serie di cose che puoi... Esatto, puoi rompere, saranno rupie o piccoli... No, una fatta, attenzione. Attenzione, ce ne sarà un'altra. Troviamo una fatta. Vabbè, a noi ne serve solamente una perché abbiamo un'ampolla. E ragazzi, nei prossimi episodi vi informiamo, insomma, che una volta terminata... No, no, tranquillo, ce ne saranno state delle altre di fatto. Sì, vabbè, ma in ogni caso è la stanza del boss. Ci torniamo dopo, hai ragione. E volevo dire, vi informiamo che nei prossimi episodi, una volta terminate la raccolta delle tre perle, probabilmente dedicheremo un po' di spazio anche a delle side quest, che ce ne sono di molto interessanti, allora, e è giusto, ed è giusto anche approfondire il piano, mondo di Hyrule in questo modo. Il terzo piano è esplorato, solo che c'è ancora uno scudo da prendere. Per quello non sarà nulla di interessante, secondo me. Piano, primo piano puliti, piano terra pulito. Dobbiamo buttarci da questo, esatto, dobbiamo buttarci da questo buco e cadere, eccoci qua. La porta dell'altra volta, se vi ricordate, l'ultimo episodio ci sono lasciati qua davanti. Ok, eccoci qua. E vabbè, ci aspettano un po' di nemici. Prova con la foglia d'eco, vediamo se cadono nel fango o anche col boomerang, sì. No, non puoi inquadrarne più di 5. Non puoi inquadrarne più di 5 alla volta. Quello puoi usare la foglia d'eco o il boomerang. Ok. C'è un po' di pulizia, va. Sì, perché qua danno parecchio fastidio, dato che c'è tutto il fango e ti rendono Link molto più lento. Perfetto, ok, andiamo avanti. Allora, qui c'è una piccola... Proviamo a spaccare un po' di erba. Ok, niente di troppo interessante. Se non sbaglio, nell'ampolla noi abbiamo la lucciola. Sì, abbiamo ancora una lucciola, il cui utilizzo non lo conosciamo, però probabilmente... No, era bellina, era più colorata delle altre, quindi ho detto, ehi tu, vieni con me. La andremo però a rimpiazzare con la fattina, è molto più utile quando si tratta di boss. Qua sono quei tentacoli. Tra l'altro è già il secondo episodio, cioè è già il secondo boss che casualmente devi affrontare tu. Io faccio buona parte del dungeon e lascio a te il boss finale. Quindi sono dei tentacoli che probabilmente... Le gelatine ciucciù sono odiose in questo gioco. Almeno io le detesto. Ok, niente di che. Sì, perché ci vogliono due qua. Ah, non rinascono. Vabbè, e prosegui, insomma. Tanto qua rimangono all'infinito. Ok, qua c'è allora, questa uno scrigno. È una delle stanze. Ok. Allora, noi siamo arrivati al primo piano. Allora, intanto io direi non tagliare le corde perché lo puoi usare per raccogliere lo scrigno. Sarà la cosa che faremo subito dopo averlo aperto. Sotto ho visto una cosa che non mi interessa. Ok, niente grande chiave dall'apertura, no, rupia gialla, va bene lo stesso. Intanto siamo a 500 rupie e abbiamo il porta rupie pieno, quindi appena avremo la possibilità dovremo andare non solo a spendere ma anche ad ampliarlo. Allora, qua ci vuole del fuoco necessario. Qua ci vuole, esatto, perché è un legno abbastanza... una bomba in alternativa. Attenzione all'Octorok, eh. Esatto, col boomerang abbiamo la possibilità di attaccare a distanza, dato che l'arco ancora non l'abbiamo disponibile. Il boomerang comunque... Io voglio sapere una cosa. È molto utile in questo gioco. Niente, non puoi, è troppo alto per risalire. E quindi ma cosa devo fare? Oddio. Morire? Forse puoi però, a questo punto. Forse, non lo so, da... Hai fatto una brutta scelta a cadere nel fango. Vabbè, a sto punto moriamo. Tanto potete sentire dentro Ah, c'è la cavolo di scala. E che l'aveva vista qua a lato? No, spero. Era troppo imbucato, ok. Comunque ho capito come portare la... Allora, tagliamo i cavi per ora. Grazie visuale, mi sei stata molto d'aiuto. Tagliamoli così dopo possiamo usare questo fiore come una specie di imbarcazione e anche come passaggio per... Perché imbarcazione? Sì, hai ragione. Non lo so, però magari per muoversi in avanti potrebbe servire. Ok, procediamo. Niente piripiripiripi. Qua c'è una stanza molto ampia. Sì, uno scrignone della... Oddio, ok. Allora, per le foglie puoi usare la foglia d'eco. E c'è un po' di magia. Vabbè, questi nemici qua, boomerang o foglia d'eco, ne dovremmo liberarcene.
Ok, uno via. E anche due. Qua l'acqua continua ad essere altissima. No, non puoi salire, devi usare quell'isoletta lì. Ok. Perfetto. E anche qui devi usare un boomerang o foglia. Oh, perfetto. Non sapevo di questa funzionalità del boomerang. Se lo agganci... Se lo agganci te lo tira senza mirare ogni volta, che cosa molto più comoda. Ebbene, boomerang ancora o foglia d'eco. Perfetto, la sciotta proprio. Il boomerang... devi stare attento a... all'autosalto di Link. Sì. Purtroppo sì. E questa cos'è che era? Una sua squama, insomma, il suo drop. Allora, qua c'è lo scrignetto. C'è l'occhio, però, esatto, la porta è bloccata. Intanto puoi usare il boomerang e far piazza pulita ai nemici, anche quelli là. Qua però devo necessariamente... Esatto. Perfetto. Già che ci sono, io farei anche quelli là. Vabbè, ne rimane ho uno. Ho detto quello là. Ok. Allora, sopra accendiamo poi col fiore di là. Esatto, dobbiamo prendere quel fiore. Lì non qua vedo niente di interessante. Quindi... Lì c'è... Oddio, si può entrare. Si può entrare accendendosi. Però con qualche dorsale. Ok, aspetta. Riponi. Ok, ci siamo. Ok. Oh, pazzesco. E qua, però, giustamente... attenzione, è vero. Aspetta, prova ad allontanarti un po'. No. E se provi a usare il boomerang anche se l'occhio non è aperto? No, non si fa niente. Magari, non lo so, se riesci... Le hai tolte tutte eppure è ancora lì. Niente, dobbiamo per forza aprire la porta. È strano però. Tu riponi. Facciano... Non lo so, magari non penso che il boomerang riesca a passare per quelle grate. No, vabbè, no. Vedremo dopo, insomma, anche perché... Perché me l'aspettavo una cosa del genere? Vediamo, a questo punto, se tu ammazzi la pianta, poi rimane il fiore, esatto. No, scherzavo, scompare il fiore. Ah no, ricompare. Dopo però. Quindi possiamo... dobbiamo tanto capire, esatto. Un attimo. Dobbiamo salire lì in alto, tra l'altro forse si può salire anche dall'alto, non lo so. Per quello scrigno, non ho idea. Allora, intanto paraveliamo, che non è una paravela, però qui. Ok, oddio, solito... devo portarci una bomba. Devi far cadere una bomba lì dentro, sì. Sì, sì. Ok, allora, data la complessità dell'enigma, io mi aspetto uno strumento importante. E l'unico, che rimane, appunto, di strumenti importanti è la chiave del boss. Anche perché... item in questo dungeon ce ne hanno già detti due. E come vedete tutto il dungeon si basa su questi due item. Un po' una tradizione anche dei dungeon iniziali, quelli che sono. Intanto non so come. Perché non arrivi la ventata, scusami. Prova da questa parte magari. Allora prova nell'altro senso se questo non va. Mamma mia, che fastidio, perché non si muove? Non ho pigli in giro per far cose. Non ha senso. Ma cosa sta? Giustamente. Non lo so, ragazzi. In questi casi io me la prendo con il gioco. Allora, attenzione. Vai, lancia. Dai che va dentro. Troppo tardi. Devi farlo molto più velocemente. Attenzione a non cadere perché è la fine qua. Abbiamo capito. Dicevo, in questi casi io me la prendo sì con... Dimmi che sono... Non te l'aspettavi. Il solo pensiero di dover risalire mi veniva la nausea. Però ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Abbiamo capito come muovere finalmente le cose. Sì, non so come. Se sparo l'aria dietro di me, effettivamente. Ah, ok, perché l'hai sparata. Ho un metodo di propulsione. Oddio, dietro di te. Allora, siamo noi stupidi e non in gioco, sì. Quanto pare. Di solito ha sempre usato le ventolette. No, stavolta no, dobbiamo usare l'aria. Vabbè. Attenzione, ragazzi, finalmente ci siamo portati a casa la mappa del tesoro. Bene, bene, perché ci dà un bellissimo tesoro da esplorare. Però far tutto questo per una cavolo di mappa. No, c'è un altro. Ok, c'è un altro, per fortuna. Qui le grate non si apriranno mai. Usciamo subito da questa stanza, per carità. Non la voglio più rivedere. Soprattutto spero di non rivedere più quei
ponti mobili da fare con il vento, perché lì detesto con tutto me stesso. Allora, in realtà devo tornare Linkaishi, per piacere, non guardarmi male. Ok, allora. Devo ritornare indietro. Ok. Allora, e poi proseguire per la stanza che c'è a destra. Direi, in questi momenti morti di pura esplorazione, ok, qui puoi usare o lo scudo o comunque il boomerang. E devi riusare il boomerang per far cadere il fiore. E poi abbiamo capito come si sfrutta la foglia Deku per... E poi, visto che abbiamo imparato qualcosa... Esatto. Se io faccio... Esatto, dovresti muoverti. Vabbè, passerò. Usarla un po' come una zattera, poi non è che si muova troppo velocemente, però... Allora, dicevo, dato che siamo in momenti tranquilli aspetta, di esplorazione... Aspetta, perché ci sono anche le curve da fare, no? Eh sì, sembra... una giostra di Gardaland, non lo so. Ok, attenzione che ci sono altri due Octorok. Che cazzo? Scudali. Oh, usa il boomerang. Mirali però. Ok. Perfetto. Quindi, intanto qui dobbiamo affrontare qualcosa, probabilmente. Mid boss. Io mi guarderei in alto, magari. No. Là c'è un rampino. Ok. Io per non saperne leggere le scritte. Dovrei attivarle tutte quante, magari si apre lo scrigno. No, più velocemente, quindi... Allora, se tu usi il rampino là in alto... Sì, stavo cercando di... Allora, X. Avvicinandoti. Ok, forse devi salire prima. Ah, ok. Da qui probabilmente il boomerang... Ce ne sono un bordello. Ah, ok, ce ne sono molti di più allora. Cioè, devi prenderne 5 alla fine. Penso che più di 5 non possano 3. Essercene. 4 e 5. 2. Perfetto. Allora, intanto recuperiamo la grande chiave. Però c'era il rampino da usare, no? Lì puoi usarlo. Qua sei sufficientemente in alto. E niente. Ok, e qui però ci sono delle grate, quindi non saprei dirti. Magari una volta recuperata la grande chiave si apre sia la porta indietro sia quella davanti. Ok, bene. Adesso invece ci dà tipo il portabombe. Perfetto. Bene. Possiamo usarla per entrare nella sala del signore del labirinto. Una grande mappa. Allora, ok, niente, vengo sempre interrotto da nemici di vario genere. Questi qua sono i famosi demoni che abbiamo già incontrato, che erano le guardie della fortezza dei demoni, quel bellissimo dungeon iniziale. Però devo dire che sono abbastanza divertenti da sconfiggere rispetto ai classici nemici. Questi sono un po' più antropomorfi, quindi un po' più pericolosi anche. Ma si sono benati, stanno benando da soli. Possono effettivamente farsi male da soli. Ok. Ottimo. Armati, sono tutti armati di lancia, tra l'altro. E si riapre la porta quella sopra. Ok, possiamo... Tanto io picchio il cosetto. Esatto. Oh, bene. Un botto di roba. Botto di roba. Allora, dicevo, ragazzi, vediamo se riesco a fare il discorso. Non abbiamo mai parlato, dicevo, del popolo di questo arcipelago dei boschi, cioè i Korogu. Allora, i Korogu noi li conosciamo per ben altri motivi. Comparsi in Breath of the Wild ti davano quel collezionabile, quel seme di Korogu, tanto dubbio, la cui provenienza, diciamo... non facciamo troppe domande, e che ti permettevano poi di ampliare l'inventario e tutto quanto. Ah, ok, intanto siamo ritornati qua. In Wind Waker invece i Korogu sono un popolo con una lore dietro, hanno un loro background storico, se vogliamo, che, come avrete potuto capire, si rifà al prequel di Wind Waker, in questa linea temporale ovviamente, che è il solito, il tanto citato in ogni episodio, Ocarina of Time. Bella questa cosa, tra l'altro, molto carina la fisica di questi, un po' irreale per carità, però carina. Allora, dicevo, anche in questo caso, per parlare dell'origine di questo popolo, bisogna rifarci a Ocarina of Time. Abbiamo visto che i falchi viaggiatori non sono altro che gli Zora evolutisi per poter sopravvivere in un ambiente inondato dagli dei, insomma, per riuscire a salvaguardare il popolo di Hyrule dalla calamità, in questo caso ovvero da Ganon. In Wind Waker invece i Korogu hanno un'origine tutto sommato simile. Si tratta di un popolo molto famoso di Ocarina of Time, che lo vediamo sin dalle prime ore di gioco. Se volete vi dico anche qualche nome famoso, Saria magari vi dice qualcosa.
I Korogu non sono altro che i Kokiri. E voi vi chiederete, ma come hanno fatto i Kokiri, che sono dei folletti, praticamente i folletti della foresta, ad evolversi in degli esseri che sono vegetali, perché i Korogu sono fatti di, insomma, sono praticamente esseri vegetali. No, devi farlo sopra il fiore proprio. Oppure così, hai ragione. E come hanno fatto a evolversi in questo modo così marcato? Ovviamente, insomma, quando si parla di magia, quando si parla di cose abbastanza inspiegabili, ci si rifà sempre all'albero Deku, come abbiamo visto. È lui che ci dona la foglia Deku e ci rende in grado di poter usare la magia. Quindi l'albero Deku, il germoglio di cui abbiamo parlato prima, dell'albero Deku, che è diventato il nuovo albero Deku di The Wind Waker, per proteggere il suo popolo, ovvero i Kokiri, questo lo si può vedere già in Ocarina of Time, gli permette di trasformarsi in piccoli esseri, praticamente, da questo aspetto simile a delle piante. E quindi già dal nome Kokiri Korogu si può capire questa assonanza, però anche qui c'è tutto quanto può essere spiegato proprio con una specie di evoluzione. Ricordiamo che comunque sono passati millenni da Ocarina of Time, quindi ci sta che i Korogu siano diventati ormai una tribù ben radicata e senza più alcun legame con i precedenti folletti Kokiri. Ok, intanto proseguiamo. Tra l'altro, le stesse vesti di questo Link, che si rifanno all'eroe di Ocarina of Time, le stesse vesti di Link di Ocarina of Time sono le vesti che tutti i Kokiri indossano. Quanti. Quindi cappello a punta, vesti verdi, eccetera, eccetera. Ok. Intanto possiamo liberarci anche di questi affarini. Non c'erano fate, eh? Ebbene, ragazzi, ce n'era una che è stata liberata, però è scomparsa subito dopo. Dovevamo prenderla subito. Se vuoi, puoi ritornare fuori e rientrare. Vabbè, ok, a tuo rischio e pericolo, guarda che hai 4 cuori e 4 devono bastarti. Oh, io ci provo. Ragazzi, male, c'è il demonio. Eccoci qui davanti al boss, che per ora... Allora, lì vedete innanzitutto un Korogu, quello probabilmente che dobbiamo salvare, ma corre, ci è stato detto, no? E ve l'ho detto che era abbastanza cicciotto. E dietro di lui c'è... pianta carnivora un po' grande. Esatto. Che suo magna. Beh, ha mangiato abbastanza, direi. Anche lei dà la forma di bocciolo. Riprende un po' tutto quello che abbiamo affrontato nel dungeon. Immaginavo che ci fossero anche questi diavoli di cose. Dovrò tagliarglieli molto sì. Allora, come al solito, Wind Waker non dice il nome del boss. Lo avremo già messo in sovrimpressione quando il boss appare. Quindi, affrontiamo, abbiamo già capito se lo scorso boss si basava sull'utilizzo intensivo del rampino. In questo caso qua, quali strumenti verranno mai utilizzati? Boomerang e foglia d'eco. Per ora il boomerang, come vedete, la fa da padrone. Dobbiamo disancorare questa specie di bulbo carnivoro dal soffitto e probabilmente poi riuscire a indebolirlo, e poi i soliti 3-4 colpi in genere. Ma sono 3. Che botta che mi ha tirato! Eh sì. Vediamo se riusciamo anche ad individuare la fonte. Attenzione, devi farlo con una buona velocità, sì, perché i cosi ricrescono. Non è per niente facile, vai. Ok, almeno qui ce ne liberiamo di altri 5, si spera. A volte non sono per niente sicuro che il lancio del boomerang vada a buon fine. Tu cerca di lanciarle su tentacoli vicini. Ma? Non riesco a capire perché non sembra succedere niente. Prova. Ah, adesso sì. Ok, adesso li hai tagliati effettivamente. Forse o eri troppo distante o la traiettoria, insomma, veniva impedita dal bulbo enorme. Ok, quindi tagliati meno di quelli che c'erano. Perfetto. Ne rimangono 4, 5, 4. Gli ultimi 2. Niente, rimangono sempre quei due lì. Ok, ce ne siamo liberati. Adesso colpiamo con la spada. Ok,
Ok, vediamo se ci ha fatto male. Sì, ci ha tolto un cuore intero. Quindi bisogna stare abbastanza attenti quando siamo lì in quel buco, perché a lungo andare può... Ah! Io non capisco dov'è in questo caso la fonte dei cuori. Probabilmente sono le piccole erbe che sono ai margini del dungeon. Non me ne vengono in mente altre. Via Link, corri. Ah, di boss tosti ce ne sono in The Wind Waker, non così tanti magari come in altri capitoli storici, però quelli iniziali me li ricordo abbastanza fattibili tutti quanti. Perfetto, forse ne manca, no, ne manca qualcuno. La dieta, uno riesce a tenere su tutto quanto. Non c'è ancora la fisica di Breath of the Wild qua. Attenzione perché ti conviene uscire adesso. No, no, ho mangiato. Io ho pure fatto il sì, salto indietro. Vabbè, peccato. Adesso, esatto, farei un po' di attenzione perché non abbiamo così tanti cuori. Secondo me quelle erbette lì lateralmente qualcuna darà indietro, cioè restituirà qualche cuore a lui. Di solito funziona sempre così. Vediamo se sono tutti. Sì, sono tutti, vai. Perfetto, bastava un colpo, cavolo. Se invece di fare il salto all'indietro, sì, avessi tirato il colpo, probabilmente lo uccidevo. Forse l'avrei ucciso. Vediamo adesso perché... Ah, finito ragazzi. Non ha un'altra fase, niente. Ah, il fiore ritorna, oddio che... E ci dà. Il bulbo ritorna ad essere aperto. E andiamo da... E vedete anche il portacuore dietro. Sei stato tu a salvarmi? No. Grazie tante, quando ho visto tutto nero credevo fosse la fine. Ma chi ti ha mandato qui? Davvero su arborescenza Deku? Arborescenza. Ah, oggi è il giorno del rito. Non posso perdere altro tempo, usciamo di fretta in qui. Usciamo in fretta da qui, scusate, un po' di... Usciamo da fretta in qui. Allora intanto... Ok, prendiamo il portacuore e anche qui finalmente ritorniamo con 5 cuori. E niente, usciamo... Adesso fare... Usciamo da qui e vediamo questo famoso rito dei Korobi. C'è pure il corretto che ci serve. Ah, così. Ok. Ecco qui. Col dentone tra ma l'altro. Ma ancora stai bene? Col dentone, vero? Su arborescenza Deku, vogliate perdonarmi? Lo sapete che non sono io lo stolto, sono stato attento, ma... Cambiano i suonatori, ma la musica. Che non succeda più. Link, accetta questo dono, sono un albero di parola. Carta canta e villan dorme. Eh sì. Ok. Cioè... La sua saggezza è troppo... Questo è tipo un executor allora. Ah, eccola qua. Bene ragazzi, abbiamo recuperato finalmente anche... La seconda perla, quella di Farore, è il tesoro che ti ha affidato l'albero Deku, lo spirito della terra. Bene, allora, perla di Din, il primo dungeon, perla di Farore, il secondo, ne manca una. Insomma, dovete già conoscere il nome. Vabbè, adesso vediamo cosa... È quella dello spirito del mare, l'altro tipo. Esatto, Nairu, ci manca l'ultima che è la perla di Nairu. Ma non era il fratello del tipo dell'altra volta con i tifoni? Può essere, non me lo ricordo più, lo scopriremo vivendo l'avventura. Vogliamo e perdonate il contrattempo, si comincia, intanto dovevano celebrare il rito e quindi che il rito sia. Link, per ringraziarti suonerò con tutta la rigogliosità di cui sono capace. Cioè? Spero che la nostra musica ti piaccia. Va bene. Sono un po' scozzese a quanto pare. Yeah.
sto capendo. Sua arborescenza, anche quest'anno ci ha donato semi ottimi. I semi dell'albero re. Potremo così dar vita ad altri boschi. E è ora di partire. Ci vediamo l'anno prossimo. In gambo, eh? Spero di vederti presto. Abbiamo capito anche il ruolo dei Kokiri, dei Kurogo, scusate, in questo universo. Insomma, i falchi viaggiatori sono impiegati di Greenpeace, esatto. Questi. E loro, i Kurogo, si occupano di dare nuova vita, di generare nuovi boschi, insomma, grazie ai semi dell'albero Deku che vengono generati subito dopo il rito. Tra l'altro, guarda che belle le lucciole. Sì, veramente carini. Allora, direi, per concludere l'episodio in bellezza, liberiamo una lucciola e vediamo cosa succede, perché la curiosità è troppa. Okay. E dopo possiamo anche concludere. Allora, l'ampolla la mettiamo al posto del ramo. Esatto, quella che abbiamo preso qualche episodio fa. Questa fa più luce delle altre. Niente. Ed è quella più colorata. La liberiamo, ed è giusto così. Ciao! Vi felice e noi mettiamo un po' di acqua, perché acqua dei boschi. Attenzione! Ah! Particolare questa, puoi usarla quante volte vuoi, ma se la porti fuori dai boschi perderà i suoi poteri, diventerà acqua normale. Molto interessante questa cosa. E che poteri ha? Non lo so, intanto vedi il timer, Renato, probabilmente restituirà un po' di cuori. Link è stupido perché non beve l'acqua, mi raccomando. Ah! No, rimane nell'ampolla. Rimane nell'ampolla... per 30 minuti, probabilmente, non lo so, da... acqua un po' più figa. Sì. Provo da qualche busto oppure busto. Funziona un po' come la patina, non busto. Lo so. Ragazzi miei, direi che per oggi è tutto. Noi ritorniamo qui fuori sull'isola. Beh, e però da qui vi non salutiamo. Sappiamo verso che isola andare adesso. No, non lo sappiamo, ma direi che lo scopriremo ormai nel prossimo episodio. Tanto cadiamo dalle rapide dell'arcipelago, dei boschi e ci apprestiamo a tornare verso le Drakkar. Tra l'altro abbiamo anche qualcosa magari da esplorare là in alto. Lo sì, vedremo. Quello è vero. La prossima volta. Quello magari. Allora ragazzi, per oggi è tutto. Noi vi ringraziamo per il vostro supporto e per i commenti che ci state scrivendo in tutti questi video. E da un link gocciolante, da un Red Rakar che guarda l'infinito e oltre. Noi ci vediamo in un prossimo episodio di Rulenstein. Ciao ragazzi.